Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento, sempre sulla serie di Resident Evil 2. Nell'episodio precedente ci eravamo lasciati con parecchie novità, ma anche parecchi nemici che abbiamo lasciato vivi. In particolar modo abbiamo trovato la chiave di fiori, che adesso dobbiamo andare a utilizzare in determinate stanze, e abbiamo fatto la scoperta del Tyrant, cioè quell'essere che sembra fatto tutto di metallo, che se la prende con noi, ovviamente quasi imbattibile, e quindi ci darà molto del filo da torcere. Ovviamente siamo come sempre senza munizioni, quindi adesso quello che voglio fare io è mi farò un giro per vedere se posso aprire altre stanze. Ma cos'è? Ho un Liger! Perfetto, un Liger proprio qua! Non avendo munizioni è perfetto. Ok. Allora, quindi scappiamo. Allora, non ho munizioni. Ok, questa dovrebbe essere una sala libera. Allora, vediamo qui cosa ho. Cosa posso prendere per fare del male a qualcuno? Ho paura che proprio non possa prendere niente, perché questa non... non credo che questa pistola da 9 mm da 15 colpi, da 9 mm, è quella anche, vero? Perfetto, quindi questi non posso... per Magnum, non posso utilizzarli completamente. Il calcio io lo depositerei perché non lo uso e basta, quindi devo letteralmente andare avanti così. Ok, ragazzi, come avete visto, ho aperto una porta con la chiave di quadri. Adesso vado in una stanza sicura perché non posso. Devo farvi vedere qualcosa per forza, eh. No, non mi dire che il Tyrant viene anche qui, perché ha aperto la porta. Cioè, quindi non abbiamo più un posto sicuro. Cioè, guarda, è qui. Ok, quindi ragazzi, avevo preso polvere da sparo e la casella di sicurezza portatile, che andiamo a utilizzare subito. Quindi, risolvo questo enigma, vediamo cosa troviamo dentro. Quindi, vediamo. Ok. Vediamo cosa c'è dentro. Dammi qualcosa che mi possa servire, per favore. Il tasto di ricambio. Che tasto di ricambio che mi dà letteralmente più spazio nell'inventario a questo punto. Cosa? C'è, ma non ci sto capendo più niente. Oddio! Fino a quando non mi fai male, possiamo fare tutto quello che vuoi. Però il fatto io che non lo conosco molto il Tyrant, quindi... sì, ma quanti? Quanti nemici? Cavolo! Oddio. Me lo ridai? No? Ok. Chiave di fiori. Sto facendo un casino, ragazzi, lo so.
Perché mentre c'ho il Tyrant che mi sta venendo addosso, l'attrezzo che mi serve nella biblioteca. Ok, questa la prendiamo. E dai. Cavolo. No, non mi dire che ci vuole quella di fuori. Ok, quindi ritorniamo nella biblioteca, senza farci prendere dal leaker. Lo so, questo episodio può essere un po' un casotto, però scusatemi, ma non posso fare altrimenti. Ritorniamo qua e possiamo andare a sbloccare la porta che c'era sopra. Grazie a questo. Perfetto, questo si toglie completamente. Lo spostiamo così. E questo lo spostiamo così. Non mi sorprenderei che se ci fossero degli oggetti sotto. No, non c'è niente. Ok. Quindi adesso vediamo cosa c'è qui sopra. Finalmente nella porta che non abbiamo potuto aprire prima. Quindi siamo nella parte superiore a dove eravamo prima. Ok, il cornicione che c'è sopra, sì. Purtroppo sono sempre senza munizioni. Purtroppo la mia situazione non è cambiata proprio. Grazie. Grazie. Beh, ci voleva, eh. Ci voleva questo salto, eh. Grazie. E dai, quanti però. Quanti ce ne sono? Ok, qui è dove ero prima, che ho fatto tutto il giro, eccetera, eccetera. Sono senza armi, non posso fare niente. Allora, qui ci fa... Oh, no, anche tu. Vabbè. Mi fai passare, per favore? Devo andare in quella porta, poi possiamo fare tutto quello che vuoi. Ok. Tu anche, non mi colpire. Dai! Mi fai andare in questa porta, per favore? Questa non me la prendere. Allora. Un attimo di pace. Piano di riparazione. Luogo centrale di polizia, lato ovest della torre dell'orologio. Dato il grande valore storico della campana, chiamerò uno specialista per farla riparare. Illustrerò i dettagli una volta che sarà arrivato. Nel frattempo metterò in sicurezza la campana in quanto il supporto minaccia di rompersi. Dai, non entrare. Qui è come se servirebbe un ingranaggio, che al momento non ho. Qui serve un altro ingranaggio che al momento non ho. Ok. Quindi qui servono solo degli ingranaggi. Due ingranaggi. E da quello che mi ricordo, da quello che abbiamo letto anzi, ci dovrebbe essere qualcuno che dovrebbe avere il componente del quadro elettronico.
C'è sempre il Tyrant che cammina, che lo sto sentendo di nuovo, Qui cosa c'è? Che è sta cosa? Polvere da sparo grande. Ok. Quindi se io la combino così, mi fa 27 colpi. Ottimi. Ok ragazzi, quindi ci vedremo tra poco. Vediamo cosa riesco a scoprire ancora di altro. Ok ragazzi, sono tornato nella parte dove c'erano le due stanze che mi servivano le chiavi. Rapporto di confisca 6, 2, 11. Data 14 agosto 98. Sala d'attesa, secondo piano, luogo RPD. Motivo della confisca: un uomo sospetto è stato trovato nel luogo sopracitato, avvicinato da un agente ha tentato la fuga finendosi confuso. Non è stato arrestato, gli è stato confiscato un bigliettino. Nota, non è un segreto che si tratti di Justin Enzo, 39 anni, residente in città, celibe e assiduo frequentatore delle nostre cene. Non è cattivo, ma è affetto da cleptomania. C'è un pezzo di carta in una busta di plastica. 6211, ok. Polvere da sparo. Portagioie. Portagioie e dove mi servirà la gemma gigante. Sembra esserci qualcosa dentro, si sente appunto. La parte superiore di questo splendido portagioie è decorata con delle gemme. Si può saltare? Ok. Munizioni per la pistola. Cosa da leggere? No, non ho la chiave, ma quindi ragazzi ci vediamo appena riesco a riprendere la gemma. Eccoci qua. Allora, sto prendendo la gemma. Vediamo cosa c'è dentro stavolta. Ok. Distintivo Stars. Distintivo Stars, devo ritornare dall'altra parte, che mi sbloccherà qualcosa per la pistola, presumo. Ci vedremo proprio lì. Ok ragazzi, quindi abbiamo trovato questo distintivo della Stars, che letteralmente si può aprire, ed è un connettore USB a forma di distintivo. Io credevo che era per quanto riguarda quell'apparecchietto, ma invece è per quanto riguarda il computer che si trova in quella stanza dove c'era il computer. È una penna USB per il computer, appunto. Ok, quindi si può utilizzare in due diversi modi. Quindi lo utilizzeremo nel prossimo episodio. Sono combinato molto molto male perché non ho colpi, ho solo questi 14 colpi. Sono in pericolo e quindi ce la stiamo vedendo male. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo episodio. Vi ringrazio se volete lasciare un like e se vorreste commentare siete i benvenuti. Ci vediamo al prossimo episodio.